Lavoravo alla Fiat, macchine movimento terra e autocarri a Torino. Mi ero sposato nel luglio del 73 e non mi ero rassegnato a vivere a Torino, per cui cercavo di tornare qui nel Savonese, ecco. In combinazione da un collega, ho saputo che appunto c'era questa situazione in Piaggio. Ho fatto la domanda, ho fatto la selezione, sono stato assunto appunto, come dicevo, a febbraio del 74 e sono stato collocato nel gruppo che diceva l'amico Gandolfo, quel gruppo che diciamo, seguiva le lavorazioni nelle officine, ci chiamavamo analisti di metodo, giusto per ottimizzare la sequenza delle lavorazioni rispetto a come erano state previste e come effettivamente procedevano per ottimizzare le cose, sia dal punto di vista di quello che era stato preparato, utensili, sequenza metodologica e anche soprattutto i tempi impiegati per realizzare quelle cose. E tutto questo in coordinazione con i colleghi dei metodi o anche dei tempi, in modo da la successiva ripetizione di quelle lavorazioni essere le condizioni il meglio possibili, sia dal punto di vista della sequenza lavorativa e anche dal punto di vista del tempo necessario per fare quelle determinate, sia che si fosse trattato della costruzione di un singolo pezzo come di un assieme perché io più che altro ero addetto nella zona, diciamo, delle produzioni aeronautiche. Fatta questa esperienza per alcuni anni, un po' per mio desiderio, un po' per l'occasione che è nata, sono passato proprio all'ufficio metodi che aveva sempre, diciamo, un collegamento con le officine e con le zone produttive e anche, come diceva il collega, con la progettazione. Però appunto aveva più un ruolo di decisione di come portare avanti la produzione più rispetto al ruolo precedente, ecco. E questo è andato avanti praticamente negli anni, fine anni 80, 90 e fino a quando sono andato in pensione nel 2004. Abbiamo fatto dei contratti di solidarietà, nel senso che facevamo meno ore delle 40, no? E mi sembra che, se non ricordo male, il venerdì stavamo a casa, insomma, non c'era una grossa conseguenza sullo stipendio, però c'era la conseguenza. E poi quando la crisi si è proprio fatta sentire forte, nel 95 ho fatto 5 mesi di cassa integrazione e poi vabbè, c'è stata un po' la ripresa delle lavorazioni. E anche noi diciamo, i cosiddetti indiretti, gli impiegati, c'è stato un richiamo diciamo, nella cosa. Perché c'era da dire appunto prima è stato detto che nel 90, sì, dal 92, ma anche prima, quando si è mostrata la crisi, c'è stata parecchia cassa integrazione. E comunque con criteri abbastanza intelligenti e abbastanza giusti, ecco, nel senso che i primi a uscire sono stati chi non aveva famiglia, i giovani e così via, e sono stati abbastanza salvaguardati chi aveva famiglia, chi aveva degli impegni economici non da poco. Poi quando proprio la cosa è diventata pesante, brutta, allora anche chi aveva famiglia e situazioni comunque ha dovuto sottostare a queste condizioni, ecco. Per un annetto sono stato collaborato con un consulente, un ingegnere di una ditta esterna, diciamo a fare delle tabelle standard sia sui parametri di lavorazione delle macchine utensili, sia sulla diciamo, lavorazione di tempi standard.
Questo sia per un migliore uso interno, diciamo, nelle valutazioni, sia di assegnazione, cioè, diciamo, decisione della metodologia e del tempo necessario per fare il lavoro internamente, ma anche, diciamo, esternamente. Quando si faceva un preventivo per prendere una lavorazione esterna, una delle forze, diciamo, dei punti di forza per cui si poteva prendere il lavoro era sì la capacità di convincere il committente che si era in grado di farlo, ma la stima delle condizioni e i costi erano anche supportati e dall'esperienza, ma anche da una cultura interna industriale pari al capocommessa, che poteva essere la Legna, come altri produttori molto più grossi che ci fornivano le lavorazioni che sono state dette. Ecco. È sempre stato di buona reciproca collaborazione, sia per quanto riguarda i colleghi, diciamo, che avevano studiato il metodo originale, sia per i colleghi, diciamo, che avevano studiato l'attrezzatura, se c'era qualche, e sia anche con i colleghi che avevano preventivato un tempo e che magari forse c'era qualcosa da ritoccare, e anche con loro c'era un buon dialogo, no? Su questo direi che c'era un buon lavoro di squadra, ecco. Un po' per la nostra, diciamo, naturale, un po' anche perché, come diceva l'amico Gandolfo, anche i capi e i quadri favorivano questa collaborazione. Ecco. Avevo 11 anni quando se ne è terminata la necessità di famiglia da parte della mamma e della sorella, che avevano bisogno di questo clima qua. Allora ci siamo trasferiti qua e avevo 11 anni, ecco, quando. Sì, sì. Però appunto sono contento perché mi sono trovato bene, ecco. Per clima, la gente che ho incontrato, insomma, la sorte che ho avuto mi è piaciuta, ecco. Con la vita finalese ero da un certo punto di vista, un po' per quello che sentivo dai colleghi che abitavano a Finale, un po' perché essendo delegato sindacale sentivo un po' le cose sindacali e anche delle amministrazioni che si sono avvicendate a Finale. Da un certo punto di vista ero quasi più finalese che savonese, ecco. Savonese era per la vita, diciamo, da quando rientravo alla sera fino all'indomani mattina, quando prendevo il treno, però per il resto ero abbastanza finalese, ecco, come. E io non giocavo al pallone, però di certe cose, tipo lo spaccio, ho beneficiato anch'io, ecco. Ho visto questi vantaggi e, pur abitando a Savona, che c'erano, diciamo, le possibilità di comprare a prezzi moderati, più volte ho comprato nello spaccio, ecco. Ma certamente noi, come ambiente sociale, oltre, vabbè, il ruolo del sindacato, c'era anche appunto lo spaccio, che è un po', se non tutto, in parte una derivazione delle attività sindacali, ma c'era anche la mutua interna, e anche quella era molto utile perché rimborsava parecchie cose delle spese mediche che una famiglia aveva, e quindi era dalla farina latte al medicinale e altre cose. Era un bel sostegno, ecco. Tutto questo grazie alla solidarietà e all'ambiente che c'era nel finalese, che in parte abbiamo trovato, perché noi che siamo arrivati negli anni 70 così, queste cose, cioè lo spaccio no, lo spaccio è nato dopo, ma la mutua interna e altre cose l'abbiamo trovate, e
abbiamo fatto di tutto per farle proseguire. C'è stato un momento che sono venuto alla scadenza del mandato diciamo, di chi era in carica sindacale, è venuto il momento delle elezioni e è scoccata una scintilla dentro di me che mi ha portato a dare la disponibilità a interessarmi di cose sindacali, ecco. Sono contento di averlo fatto, perché è stato un arricchimento mio personale e credo di aver dato un buon contributo nell'area impiegatizia, che non era facile da seguire, da rappresentare, perché diciamo, c'era un po', non è che ci fosse tutta una gran adesione, però c'era un discreto numero di iscritti, c'era un discreto seguito, e comunque anche non iscritti, nei momenti di difficoltà si sono sempre uniti agli altri e ha sempre dato una mano a fare le lotte sindacali, perché effettivamente ce n'era necessità. Le occupazioni della stazione, dei treni di Finale Ligure e anche il blocco della Milano-Sanremo. Poi, se non ricordo male, nel 93-94 siamo andati anche a Sanremo nell'ultima serata, mi presentava Pippo Baudo e non abbiamo, noi eravamo un gruppo, diciamo, del consiglio di fabbrica, accompagnati da due o tre dirigenti sindacali, i quali hanno interloquito con Pippo Baudo, e Pippo Baudo, durante la trasmissione, ha messo in evidenza la nostra situazione con tutte le problematiche che comportava. Certamente, essendo nel gruppo sindacale, i blocchi stradali e i blocchi ci hanno comportato, diciamo, delle denunce, con un seguito, diciamo, di carattere giudiziario, ma diciamo, un po' per il buon intervento di tre avvocati, fatto un collegio di difesa, un po' anche perché, diciamo, le testimonianze che abbiamo portato, le motivazioni, diciamo che non abbiamo avuto conseguenze a livello personale, ecco. Cioè, c'è stato tutto il coinvolgimento, la partecipazione e tutti gli stati d'animo che ci possono essere vivendo queste cose. Però, insomma, il fatto di avere contribuito insieme a tutti, perché non è che noi eravamo un gruppo, ma seguiti da altri. Insomma, qualcosa è servito, perché se c'è stato un interessamento, prima commissariamento in legge Prodi e poi l'individuazione di qualcuno che aziendalmente, industrialmente e finanziariamente portava avanti il discorso, e questo è stato merito prevalentemente delle lotte sindacali. Sono contento di aver fatto quell'esperienza, tant'è vero che in prossimità della pensione, lì all'estate del 2004, qualcuno mi ha chiesto, quando ha saputo che andavo in pensione, mi ha chiesto se potevo proseguire anche da pensionato l'attività, e tuttora sono impegnato come volontario a livello sindacale in una sede dei pensionati della CGIL, che è qui a Villa Piana in via Torino. Significava sentirsi parte di un'azienda, di una grossa impresa con una produzione che, diciamo, che è l'eccellenza della meccanica, ecco, perché quando
come vi hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, quando si produce un aereo intero, tipo il 180, quando si produce dei motori, tipo i motori delle frecce tricolori, cioè io credo che di tutta la produzione meccanica, diciamo che siamo al top, ecco. E tanto è tale la partecipazione che effettivamente uno si sente proprio di essere parte di una un'esperienza interessante, ecco. Penso che a livello di lavoro, è vero, il lavoro ti dà modo di guadagnare del necessario per la famiglia e tutto quanto, però quel tipo di ambiente, quel tipo di produzione, è il massimo che una persona può vivere. Era totalmente incarnato, almeno non voglio fare l'eroe, però io per diverso tempo in pensione mi sono sognato di trovarmi in azienda, sia nell'ambiente di lavoro che nelle riunioni sindacali, e tuttora a 12 anni avanzati dalla pensione, con meno frequenza, però mi capita ancora di sognare di essere in piaggio sia su cose di lavoro che su cose sindacali, ecco. Quindi penso che, come mi è rimasto dentro così, penso che la partecipazione e l'appartenenza siano il massimo, ecco. Mi è stata presentata a fine degli anni 90, primi anni 2000, che, come è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, poteva essere una cosa finanziaria e immobiliare utile all'azienda. L'azienda ha detto che la struttura dove vivevamo era superata per una questione logistica, per la movimentazione, chiaramente erano gli anni che appunto torinesi, milanesi e altri, il desiderio di comprarsi un appartamento in Liguria era forte e c'era anche una certa domanda, no? Per cui c'era la giustificazione logistica e c'era anche una motivazione finanziaria tale che da poter giustificare lo spostamento a Villanova, dove al di là delle movimentazioni logistiche, però probabilmente ha anche un senso che l'aereo venga prodotto, costruito, messo in volo e provato per darlo al cliente nello stesso posto produttivo, ecco. Probabilmente il fatto di non essere finalese non me l'ha fatta vivere in maniera così sofferta e come hanno detto i colleghi prima di me. Come vi ho detto un attimo fa, l'ho un po' inquadrata in questa maniera, ecco. Poi lì ci sono state le varie vicende della cubatura, non cubatura, un po' come sta succedendo adesso con lo stadio di Roma, no? Un po' più basso, un po' più alto, eh? E la cosa si è dilungata, tant'è vero che poi adesso siamo avvenuti a un punto che forse la domanda di appartamenti, di cose, non è più quella che c'era a fine anni 90, primi anni 2000, ecco. Ripeto, sono più che altro cose così sentite, ormai sono 12 anni e più che non frequento Finale, quindi gli ultimi sviluppi non li conosco. So, ho sentito che c'è questa cosa di partire con la demolizione, però non conosco bene né il progetto finale né le destinazioni. Mi farebbe piacere che l'hangar, almeno, che ha proprio una sua storia particolare perché ci sono dentro tutti i modelli
in scala, prodotti dai nostri falegnami o dai laboratori, di aerei prodotti, progettati dalla Piaggio da quando esiste, e certi diventati produzione, certi altri sono fermi a livello di studio, di cui c'è un modellino. Se nella vostra esperienza prossima che mi avete accennato avete modo, guardate, è una cosa bellissima. Quindi mi farebbe piacere che, come discorso storico per chi è stato dipendente, ma per le generazioni future, credo che ne valga senz'altro la pena di essere conservato. E anche l'edificio stesso dell'hangar ha un senso storico, ma è ancora a dire poco, perché io non l'ho vissuto, ma fuori mi dicevano c'era una postazione, perché una delle produzioni storiche della Piaggio erano gli idrovolanti, e dall'hangar usciva l'aereo, diciamo, completo, e con una gru veniva posto in mare per poi poter decollare. E quindi, se c'è qualcosa di simbolico che ha motivo di continuare ad esistere, è proprio quell'edificio lì, ecco. Spero comunque che, diciamo, nel piano di accanto alle costruzioni di palazzi o cose, come credo che sia, ci sia anche la conservazione di questo stabile.